Ciao, bentrovati al mio canale Ceramicanto. Anche oggi andremo a realizzare un oggettino insieme ai bambini della scuola materna. Come vi dicevo in alcuni video, alcuni insegnanti mi hanno richiesto alcuni oggettini sia del Natale e alcuni giochini da far fare con le proprie manine, con l'argilla ai bambini. Allora, oggi invece lo dedichiamo a realizzare un oggettino che esibiranno il giorno di Natale, fatto proprio con le loro manine in maniera molto semplice. Ve lo faccio vedere subito: è un portatovaglioli con una stellina con gli occhietti e la boccuccia a rilievo. Ovvio, ho preso uno straccio che avevo in laboratorio, voi metterete un bellissimo tovagliolo e quindi realizziamo oggi questo portatovagliolo che sembra un bracciale, è molto carino. Bene, cominciamo a inquadrare il piano lavoro. Intanto vi rinnovo e vi suggerisco di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui vari video che propongo e di mettere un like al video di oggi se vi è piaciuto. Inoltre, se avete bisogno che vi spieghi in maniera particolare o avete un'esigenza per un oggettino in particolare che non vedete tra quelli che ho già esposto, potete scrivermi su Instagram, su Facebook, anche in maniera privata e farò per voi personalmente, come è capitato per tanti altri, un video apposta per le vostre richieste. Detto questo, cominciamo a lavorare e inquadriamo il piano lavoro. Quindi organizziamoci in questo modo. Prendiamo una tovaglietta che sia un pezzo di stoffa come in questo caso, che è di un lenzuolo vecchio. Quindi noi abbiamo bisogno di un tovagliolo costoso, ecco, un pezzo di stoffa ma che sia di cotone. Poi ci procureremo la nostra insegnante, perché quindi mi rivolgo ai bimbi, vi farà fare un cartoncino lungo, adesso vi dico le misure, un cartoncino dalle misure di, adesso arrivo, 16, 17 centimetri per 3 centimetri. Questo è un cartoncino classico, e poi una piccola stellina. Sapete benissimo che noi non usiamo stampini, non li compriamo, ma gli stampini ce li creiamo da soli con un cartoncino che è rigido e quindi ci disegniamo sopra, in questo caso la stellina è questo rettangolino, e poi lo riproponiamo sull'argilla per poi farlo diventare, come abbiamo visto, il nostro portatovagliolo. Quindi prendiamo un pezzo di argilla, io oggi vado a usare l'argilla rossa, voi potete usare anche l'argilla bianca, è uguale, così una volta cotto potete anche colorarlo, anche l'argilla rossa per intenderci può essere colorata, però diciamo che tendenzialmente chi usa l'argilla rossa in genere la lascia così al naturale, no? Perché è un color biscotto, quindi decidete voi. Oggi io uso quella rossa, appunto. Quindi metto il mio pezzettino di argilla, non più grande di questo che vedete con le proporzioni delle mie mani, perché poi le vostre manine non riuscirebbero poi a rullarlo. Quindi vi mettete e rullate prima un paio di rullate, non di più. L'importante è che giriate in continuazione. Vedete che io non spingo tantissimo, ma giro in continuazione 1 o 2 rullate. Vedete come si allarga? Questo modo vi dà l'opportunità di non formare avvallamenti. Vedete come si sta allargando? Ma l'importante è che ogni volta voi lo giriate, ok? Adesso io la vado a stendere e poi circa 3 mm, e ci siamo quasi. Poi con le mani vedete la parte dove vi sembra più alta e andate a rullarla. Quindi posizioniamo sopra il nostro rettangolino e la nostra stellina. Bene? Prendiamo uno stecchino e cominciamo a tagliare il percorso dei nostri cartoncini, uno del rettangolo e l'altro del
della stellina, ok? Quindi poi mettiamo la mano sotto, mi rivolgo ai bimbi, ovvio, perché loro lo sapranno fare benissimo, eh? Ecco qui, il primo pezzettino di argilla tagliato è stato eseguito. Togliamolo un po' da una parte, vediamo così. Tagliamo la stellina, ok? Quindi piano piano, tagliata anche questa, mano sotto, ecco qui la stellina, anche questa realizzata. Poi prendiamo due pezzettini d'argilla e facciamo due palline piccolissime perché diventeranno gli occhietti. Uno e due, e poi un altro pezzettino che non vi do le misure, ragazzi, per fare gli occhietti e la bocca, insomma, vi regolate da soli, giusto? Allora, un pezzettino, una pallina che arrotoliamo e affiniamo al finale, vedete? E questa diventerà la boccuccia, ok? Adesso togliamo l'argilla che non serve più, la mettiamo in una bustina, mi raccomando, altrimenti secca, non possiamo più riutilizzarla. E ci avviciniamo il lavoretto, mettiamolo sotto questa bianca così ha più risalto. Quindi ci avviciniamo anche da una parte, metteremo dentro una ciotolina un po' d'argilla sciolta nell'acqua. Questa è la nostra balbottina, è la colla che ci servirà per attaccare i vari pezzi che andiamo adesso a montare. Quindi balbottina, ricordatevi, la colla in ceramica si chiama balbottina e non è nient'altro che l'argilla con l'acqua, ok? Quindi andiamo a congiungere le due estremità, vedete, mettendo un pochino di argilla. Poi posizionatevi, mettetevi comodi sul piano e andate a far combaciare le due parti, non a sovrapporre, a combaciare. Vedete, già hanno aderito, però con il ditino cercherete di far aderire meglio e togliere la riga. Mentre togliete la riga, si congiungerà meglio, eh? Si aderirà meglio una parete con l'altra. Poi faremo la stessa cosa sotto, quindi lo giriamo e la parte che risulta appunto tagliata, cerchiamo di con il dito di togliere la riga. E quindi in questo modo sarà più uniforme, vedete che è sparita la congiunzione anche sotto. Cerchiamo appunto di non deformarlo perché insomma poi questo dovrà diventare il nostro portatovaglioli, quindi è un po' come una sorta di bracciale, no? Poi prendiamo la nostra stellina, mettiamo un po' di colla dietro la nostra stellina, un pochino sulla parte dove la andiamo a collocare e poi la incolliamo. Niente di più facile, ragazzi, eh? Sapete che vi propongo sempre cose facili. Ora mettiamo un po' di colla nei punti dove dobbiamo mettere gli occhietti e la boccuccia, ok? E quindi qua va un occhietto e abbiamo messo la colla già, l'altra abbiamo già messa e la boccuccia, eccola. Ora vedete con quanta semplicità l'abbiamo realizzato? Sapeste che figura sul tavolo il giorno di Natale con il vostro tovagliolo che farà, quindi e la soddisfazione appunto di far vedere a tutti della famiglia che voi piccini avete le mani veramente d'oro e sapete anche alla vostra età realizzare delle cose molto molto belle. Ora, se vedete, ho reinserito di nuovo questo pezzettino di straccio, no? Farete la stessa cosa voi finché non si essicca totalmente il nostro portatovaglioli, così gli darà modo di prendere bene la forma, altrimenti senza supporto potrebbe, capito, cedere e non
avere più la forma appunto svuotata che invece ha bisogno il portatovaglioli. E quindi niente, dovete aspettare che si essicchi, una volta secco appunto chi non ha un forno può, se la scuola non ha un forno, la vostra insegnante potrà portarlo a una ceramista o un ceramista più vicino o dal fornitore che vi ha fornito l'argilla, in genere prezzi abbastanza contenuti, vi cuoce gli oggettini. Detto questo, vi auguro di realizzare dei lavori bellissimi. A tutti voi auguro una creatività bellissima e tanti, tanti begli oggetti vi aspettano ancora insieme a me e quindi seguitemi. Buon lavoro a tutti.